Il paradiso più bello è per i martiri jihadisti. È davvero meraviglioso il paradiso e dei martiri jihadisti. Per questo che ci sono tanti attentati con i martiri jihadisti che si fanno saltare per aria. E loro sanno che vanno subito in un paradiso ad hoc, costruito proprio per un popolo caldo, caldo, caldo come il popolo semita, semita, perché il paradiso islamico è stato creato dai semiti, da Maometto in Arabia, poi dopo si è perfezionato questo paradiso e i martiri, coloro che muoiono, che si suicidano in guerra, un atto bellico, hanno poi un paradiso particolare, privilegiato all'interno del paradiso islamico. Già il paradiso islamico è bello di per se stesso, ma quello per i martiri, quelli che si fanno saltare per aria, è ancora migliore perché il martire jihadista, appena si è fatto esplodere, va in paradiso, dove lo attendono 70-72 vergini. E quindi questo martire, per l'eternità, avrà accanto a sé 72 vergini, ma sono bambinette di 9, 10, 11 anni, perché è a quell'età che uno è ancora vergine. Dopo è difficile trovare una donna che sia ancora vergine dopo i 9, 10, 11, 12 anni. E 72 vergini per l'eternità. Ma il bello è della faccenda è che il martire svergina queste bambinette vergini di 9, 10, 11, 12 anni, le svergina, però ogni volta che la bambinetta vergine è stata sverginata, la virginità si forma ex novo, perché sennò per l'eternità, dopo che le hai sverginate tutte 70, 70, 72, il lavoro dello sverginamento è finito. Invece la virginità si riforma, informatevi cari amici, fidatevi di Serafino Massoni, perché Serafino Massoni è l'autore di questa sua ultima opera, che ora nella sua bella traduzione in lingua inglese sta in tutto il mondo. Allora, come sconfiggere? Come sconfiggere? Come facciamo noi occidentali a sconfiggere questi martiri jihadisti? Questi non li ferma nessuno, ma no, li posso fermare io. Mi si dia la possibilità di parlare nelle televisioni occidentali, di parlare tramite un traduttore, una bella donna, una bella vichinga accanto a me, che fa la traduzione di quello che io dico, e si spieghi ai candidati martiri jihadisti che mai nessuno è venuto e sceso giù dal paradiso jihadistico, dal paradiso jihadistico a fare proselitismo, capito? Mai, mai nessuno. E se qualcuno vi obietta, beh, ma loro stanno bene là, non c'hanno voglia di scendere sulla terra, dice no, non è vero, perché se fosse vero che loro stanno bene là, scenderebbero sulla terra per fare un proselitismo molto più ampio, in modo che tutti si trasformino in martiri jihadisti e che venga fatto saltare tutto per aria, in maniera che poi si va tutti in paradiso a sverginare le 72 vergini. Ma nessuno è mai sceso giù, nessuno mai è sceso a fare proselitismo. Io glielo farei il discorso, capito? Quindi, cari amici, datevi da fare affinché io, Serafino Massoni, possa andare a parlare alle TV occidentali e lanciare il mio messaggio, capito, cari amici? Ok, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.